Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuta la sera, i suoi discepoli scesero al mare. Salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare, in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Il Vangelo di oggi ci ricorda che la fede nel Signore e nella Sua parola non ci apre un cammino dove tutto è facile e tranquillo, non ci sottrae alle tempeste della vita. La fede ci dà la sicurezza di una presenza. Ma non dimenticate questo. La fede ci dà la sicurezza di una presenza. Quella presenza di Gesù. Una presenza che ci spinge a superare le bufere esistenziali. La certezza di una mano che ci afferra per aiutarci a affrontare difficoltà, indicandoci la strada anche quando è buio. La fede, insomma, non è una scappatoia dai problemi della vita, ma sostiene nel cammino e gli dà un senso. Questo episodio è un'immagine stupenda della realtà della Chiesa di tutti i tempi. Una barca che lungo la traversata deve scontrare anche venti contrari e tempeste che minacciano di travolgerla. Ciò che la salva non sono il coraggio e le qualità dei suoi uomini. La garanzia contro il naufragio è la fede in Cristo e nella sua parola. Questa è la garanzia.